Perfetto, buongiorno a tutti, sono le 9:20, la registrazione è in corso, iniziamo la seduta, procedo con l'appello, Gagliardi Manuel. Buongiorno, presente con giustifica dalle 9.05, grazie. Allora, Baiocchi Roberto è sostituito dal consigliere Sotillo, giusto? Giusto, Sotillo presente. Borrelli Danilo. Buongiorno, presente. De Iulis Massimiliano. Presente. No, De Iulis, siamo a De Iulis. Ecco, professor, scusarmi, scusate, presente con attestazione, grazie. Ok, stai venendo in presenza, giusto? E Cavabbio, in presenza. Presente. Marocchini Sì, Giulia. Carmen, scusa. Presente. Ok, in presenza. Mulopers Marco. Presente, buongiorno. Abbiamo come primo punto l'approvazione del verbale della congiunta seconda quinta del 21-11. Lo pongo in condivisione. Eccoci qua. Allora, avete avuto modo di leggerlo? Ci sono correzioni che volete apportare? Scusate, non so se mi avete sentito. Avete avuto modo di leggerlo il verbale? Volete apportare delle modifiche? Per me va bene. Ok. Vabbè, allora facciamo così, rimaniamo con la registrazione accesa, ci prendiamo 5 minuti così po tutti possono valutare il verbale e al rientro da questi 5 minuti di silenzio lo approviamo. Va bene. Scusa Manuel, ma non conviene sospendere visto che la registrazione sarebbe aperta ma su uno schermo e senza nessuna voce, pure per chi magari, per le rare persone che magari vanno a rivedere o a risentire la registrazione. È No. uguale, però. Era solo per non spezzare il file, però ditemi voi, non No, cambia così nulla. mando comodo agli uffici, allora io magari questa la Comunque sia in sentirò, non so. approvazione verbale, Massimiliano, comunque siamo in approvazione verbale, l'abbiamo detto, no? Cioè il Sì, tempo no, della... dico, Io ma rimaniamo aperto anche con la registrazione? penso che convenga, perché altrimenti mandiamo meno file da No, no, vabbè, io scaricare. se tecnicamente ci rimane più Sì, va comodo così, bene. va bene. Tanto il verbale è anche molto sintetico, quindi... Carmine, che me lo puoi scorrere un pochino per cortesia? Lo leggo dallo schermo. Dimmi tu fino a quando? Ecco, ma su che era? Scusa, l'oggetto qual era di Era una questo? proposta, era un esame di proposta di parere capitolo in acquisizione patrimonio municipale del tratto di strada di via Armando Brasini, compreso tra rotonda Ah, sottopasso. sì, ok. No, c'era un punto sopra, Carmen, scusa, stavo leggendo. Sì, aspetta che stavo facendo un attimo delle piccole correzioni. Ecco.
Carmine, posso ritornare sul, credo sia l'ultimo intervento dove dicevo gli uffici municipali non c'entrino. Sì. Ho fatto un tempo a leggerlo tutto. Eccola, dove c'è il cursore. Allora, sì. No, questo è, io dissento sul fatto che gli uffici municipali che non, vabbè, c'è un che di troppo. Di troppo. Sì, per me va bene, c'ho assolutamente ragione in quegli interventi. È l'applauso da solo. Ok. Ci sono altri che vogliono aggiungere modifiche? Aggiungere voi? Allora, dai, lo diamo per approvato, tanto non vedo nessuno che si sta opponendo. E, noi avevamo il secondo punto, cioè non abbiamo un altro verbale, giusto? No, abbiamo questo, abbiamo l'espressione di parere come secondo punto. Esatto, perfetto. E allora aspettiamo qualche istante, avevamo invitato Gregori su questo? Avevamo invitato Palmieri. Palmieri, ok. Però mi sa che non ci ha risposto. No, Gregori l'abbiamo invitato per il terzo punto. Allora facciamo così, stavolta ci sospendiamo nell'attesa di degli ospiti e poi va bene. Poi vediamo. Va bene, quindi interrompo la registrazione alle 9. Sì, grazie. Posto, procedo con un breve appello, Gagliardi Manuel. Presente. Sotillo Antonio. Consigliere Sotillo, ci sente? Guardi, mi sta scrivendo adesso un messaggio, quindi sì, può darsi che ha problemi di connessione. Borrelli D'Amico. Presente. Luis Massimiliano. Presente. Guarda, solo a titolo informativo stiamo con il mio telefono qui perché c'è qualcuno che ha problemi col telefono, quindi siamo sì. Io, Ecca e Giulia Marocchini. Va bene. Ecca Fabio. Presente. Marocchini Giulia. Presente qui e Muro Pesmano. Presente. Prego Presidente, se vuoi proseguiamo. Grazie, allora iniziamo la disamina del secondo atto all'ordine del giorno che è una proposta di deliberazione con oggetto, espressione di parere. Sì, eccoci. No, scusi, no, stavo aspettando la seconda chiamata, Sotillo presente. Sì, 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 perfetto. Immaginavamo. Ah, okay. Grazie, scusa. Sì. Allora, dicevamo, quindi passiamo alla disamina, grazie Carmen che l'hai condiviso, ed è delibera dell'Assemblea Capitolina in materia di potature derivanti dal verde pubblico e il loro riutilizzo. Non è molto lunga, diciamo il dispositivo non è neanche particolarmente complesso, quindi ce la leggiamo tutta velocemente. La normativa in materia di sfalci e potature è stata recentemente oggetto di un importante intervento da parte del legislatore nazionale, quindi c'è la legge recante disposizioni di adempimenti e obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, legge europea 2018, quindi seguita legge 37-2019. L'obiettivo di chiunque di chiudere la procedura per infrazione europea non ti sentiamo più Manu. 85,1 lettera F. Aspetta che finisco. Scusa. DLGS, vabbè, codice dell'ambiente, insomma, del 152-2016. Il quale dette i casi di esclusione della disciplina sui rifiuti. Che la legge 37-2019 pubblicata, eccetera, entra in vigore lo scorso maggio, 26 maggio,
offre così l'occasione per affrontare il complesso tema della qualificazione degli sfalci e delle potature del regime sanzionatorio applicabile in caso di abbruciamento di rifiuti vegetali ed agricoli. L'articolo 184 sempre del codice dell'ambiente classifica i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali come rifiuti urbani. Una significativa eccezione a tale qualificazione è tuttavia posta dalla direttiva 2008/98/CE, direttiva sui rifiuti, la quale esclude dal suo campo di applicazione, oltre le materie fecali, la paglia ed altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura e per la produzione di energia tale da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale disposizione è stata trasposta in ambito nazionale dal menzionato articolo 185 della 152/2006, il quale, come risultato dalle ultime modifiche operanti la legge 37/2019, esclude dal campo di applicazione dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera B del presente articolo, la paglia, la materiale agricolo, forestale, naturale, non pericoloso, quale a titolo semplificativo non esistono gli sfalci, le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche culturali, nonché gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni utilizzati in agricoltura, nella semplicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, che al di fuori del luogo di produzione, ovvero con gestione a terzi mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente e ne mettono in pericolo la salute umana. Il legislatore dunque è intervenuto sulla versione dell'articolo 185, così come tradotta, eccetera, eccetera, la quale, come menzionato, aveva luogo di una procedura di infrazione in sede europea. In buona sostanza, infatti, la formulazione precedente alle modifiche del maggio 2019 era molto ampia, escludendo le scipioni rifiuti in generale tutti gli sfalci e le potature provenienti dall'attività di cui all'articolo 184, purché rispettanti le condizioni poste dal medesimo articolo 185. A partire dal 26 maggio scorso, gli sfalci e le potature non sono considerati rifiuti alle seguenti condizioni: uno, siano effettuati nell'ambito della normale pratica e cultura legata all'attività agricolo-forestale oppure derivano manutenzione del verde pubblico dei comuni, non siano pericolosi, siano utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura, nella produzione di energia di biomassa anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero concessione a soggetti terzi, attraverso processi e metodi che non danneggiano l'ambiente, mettono in pericolo, eccetera, eccetera. Aspettate, dove era arrivato? Qua. Ok, il legislatore è dunque intervenuto sulla versione dell'articolo 185 introdotta dalla legge 164/2016 collegato agricolo, la quale, come menzionata, aveva dato luogo ad una procedura di infrazione in sede europea. In buona sostanza, infatti, informazione. Ah, no, scusa, questo è quello che avevo letto prima. Quindi, in questi casi non trova applicazione la normativa sui rifiuti e conseguentemente la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente. Al contrario, laddove provengono attività diverse da quelle indicate, si pensa al giardinaggio e aree private, e o non siano rispettate le condizioni sopra riportate, gli sfalci e potature saranno a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti urbani o speciali, sulla base dell'articolo 184,2 lettera E e 3 lettera della DLGS 152/2006. Dunque dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti che ricorre al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali. Considerato che il 1 gennaio 2021 è entrato in vigore l'articolo 100, il DLGS 116/2020, gli sfalci e le potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico sono tornati ad essere rifiuti. Ok. Aspettate un attimo solo, dal 1 gennaio 2021 la data in cui è entrato in vigore gli sfalci e le potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico sono tornati ad essere rifiuti. Ok. DLGS 2020 interviene rifinendo la classificazione dei residui da manutenzione del verde dopo l'altalenarsi delle definizioni e colpi di legge DLGS che negli anni hanno portato a considerare gli stessi prima rifiuti, successivamente a non considerarli tali, allineandosi dopo con più di un decennio della direttiva. Ok. Che con il 116/2020 sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano, inserendo gli articoli 183, i rifiuti di manutenzione del verde pubblico come foglie e sfalci. I sfalci e le potature provenienti dalle aree verdi pubbliche, pertanto, non possono più essere esclusi
dalla disciplina dei rifiuti, anche il Ministero della Transizione Ecologica attraverso la circolare 51657 del 14 maggio 2021 ha chiarito che in riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti da attività in manutenzione del verde pubblico, i materiali prodotti nell'ambito di tali attività per i quali non ricorrono le condizioni previste all'articolo 185 e 184 bis devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183 lettera comma 1 lettera b ter punto 5. Su quest'ultimo punto non c'è stata chiarezza a causa del fatto che il DM 26416, fonte secondaria rispetto chiaramente alla direttiva 98/2008 europea e al DLGS 152/2006, quindi al codice dell'ambiente, nell'allegato 1 cita improvvidamente potature, ramaie, residui della manutenzione verde pubblico e privato nell'ambito delle biomasse residuali destinate all'impiego e alla produzione di energia, intendendo per biomasse residuali destinate all'impiego e alla produzione di energia, intendendo per biomasse residuali quelle costituite da residui come definiti articolo 2, comma C, lettera B del suddetto decreto, ovvero ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione. Alla luce del quadro normativo attuale, pertanto, gli sfalci e le potature provenienti dalle aree verdi pubbliche vengono considerati a tutti gli effetti rifiuti urbani. Posso dire una cattiveria, è un preambolo che potevamo tranquillamente risparmiarci. Il vigente regolamento del verde urbano di Roma Capitale, approvato con delibera d'assemblea capitolina 17/2021, articolo 33, tratta la materia delle potature derivanti da verde pubblico. Ritenuto opportuno da parte della città di Roma, in quanto capitale d'Italia, porre in essere tutti gli atti e o i provvedimenti idonei per porre in essere azioni concrete di economia circolare che prevedono tra l'altro l'applicazione dei concetti di recupero e riutilizzo dei rifiuti, da parte della città di Roma di porre in essere tutte le buone prassi utili affinché vi sia la minore produzione di rifiuti urbani e conseguentemente il minor conferimento in discarica, da parte di Roma Capitale farsi promotore della possibilità che le parti coinvolte, precisamente l'amministrazione capitolina, soggetto gestore AMA e ditte specializzate per il riciclo delle potature provenienti da aree verdi pubbliche, aspetta Carmen che non lo vedo più, e possono stipulare un accordo di collaborazione a titolo non oneroso, avendo ad oggetto la raccolta e conferimento ai centri specializzati dell'eventuale riutilizzo degli spazi provenienti dai parchi verde pubblico di Roma Capitale, procedere alla modifica di integrazione del regolamento capitolino del verde pubblico e privato del paesaggio urbano di Roma Capitale e della delibera Assemblea Capitolina 17 del 2021, prevedendo di integrare l'articolo 33 mediante l'inserimento del comma 8, il quale espressamente riporti gli spalci derivanti dagli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essi gestiti, previo accordo a titolo non oneroso, potranno essere raccolti dal soggetto gestore AMA e a ditte autorizzate, conferiti ai centri specializzati ed eventualmente riutilizzati per le esigenze di economia circolare rappresentate dall'amministrazione. Visti il TUEL, lo Statuto di Roma Capitale, il regolamento dell'Assemblea Capitolina, il regolamento di decentramento amministrativo, eccetera, eccetera, tutto ciò premesso e considerato, delibera di modificare il regolamento capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato con deliberazione 17/2021, mediante l'integrazione dell'articolo 33 con il comma numero 8. Che riporti testualmente gli sfalci derivanti dagli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essi gestiti per l'accordo a titolo non oneroso potranno essere raccolti dal soggetto gestore AMA o da ditte autorizzate, conferiti nei centri specializzati ed eventualmente riutilizzati per le esigenze di economia circolare rappresentata dall'amministrazione. Bene, questo è l'atto che ci arriva da Roma. Diciamo l'impegno con così il delibera è molto più chiaro delle premesse che hanno fatto un excursus storico, anche se poi alla fine la normativa che produce gli effetti attuali è appunto l'ultima e quindi classifica questi rifiuti come queste potature esattamente come rifiuti, quindi torniamo diciamo in origine. Mi sembra che il dispositivo sia oggettivamente chiaro, cioè
Non ci sentiamo più. In modo che ci sia un meccanismo di smaltimento delle potature di Roma Capitale, soprattutto tramite AMA, e in un'ottica di economia circolare, io immagino che potrà essere utilizzato, non so, per produrre segatura, per essere trasformato in sottoprodotti che evidentemente una valenza per l'economia circolare. Apro il dibattito e quindi, consigliere, gli chiedo di esprimere un punto di vista, un parere, eccezioni, dubbi, perplessità, quello che preferite. Prego. Vedo che il dibattito si sta infuocando. Prego, Muropesto. Sì, sì, no, visto che non ci sono altri interventi, ma mi sembra il dispositivo talmente semplice, al di là ovviamente delle premesse, ma talmente semplice e in fondo logico, che insomma non vedo particolari complessità o questioni da segnalare contro o correttive, insomma, almeno per me va bene così. Non c'è problema, perfetto, grazie. Ci sono altri interventi su questa atto? Scusa, piccola parentesi, tra l'altro sì. Al di là del primo firmatario, ma la firma del presidente della Commissione Ambiente in qualche modo conforta anche sugli aspetti generali, quindi confermo quanto ho detto prima, insomma, per me va bene. Ok, perfetto. Allora, vedevo De Iulis con il microfono aperto. Ah, prego. Sì, in realtà è Eka che utilizza il cellulare ieri De Iulis. No, niente, per fare una chiosa sostanzialmente su questa proposta. Se ho capito bene, si va a incidere sul regolamento del verde, approvato nel 2019, mi sembra che fosse. Esatto, nel 2021. C'eravamo già noi, eravamo uno dei primi atti che abbiamo. Il regolamento del cui abbiamo verde stesso parere. Che l'approvammo noi, però mi posso sbagliare. Mi sembra che fu una cosa della sindacatura del Taggi. Sì, no, abbiamo approvato una modifica. Ah, noi modifica, ok, perché quel regolamento oggettivamente lo commentammo. Era un po' poco attuabile. Esatto, è proprio nella sua totalità, diciamo, troppo tecnico per essere, diciamo, di natura amministrativa e difficilmente attuabile in molte delle sue parti, insomma, detta non solamente questioni linee di indirizzo e di comportamento, ma diciamo va addirittura su aspetti che sarebbe il caso di come dire, risparmiare all'amministrazione in sé, non a qualsiasi colore politico, insomma. E su questo punto specifico io non ho, diciamo, per me non ho obiezioni, anche perché penso che in molti casi già accade, quindi si tratta anche, come dire, di regolamentare già una prassi in vigore, quindi non dovrebbero esserci problemi, anche, diciamo, cavalcando l'onda dell'economia circolare e dell'economia del riuso e del recupero, diciamo, dei rifiuti per generare nuova vita e nuovo utilizzo degli stessi. Quindi non dovrebbero esserci problemi per me. Grazie. Grazie. Marrocchini, prego. Grazie, Presidente. Sì, c'era un attimo il riverbero, eccomi. Allora, sì, niente, io volevo semplicemente dire che trovo corretto il fatto che comunque, essendo stati di nuovo ritenuti rifiuti dal 2020-21, insomma, giù di lì,
si è cercato comunque, Roma Capitale ha cercato comunque di rendere i rifiuti riutilizzabili e farli rientrare all'interno di una circolarità che è appunto quella dell'economia circolare, quindi l'intento di andare a riutilizzare quello che in realtà sia un rifiuto, ma è un rifiuto come comunque una risorsa secondaria, una materia prima seconda, quindi una risorsa ancora da poter riutilizzare, anche se questa dicitura esigenze di quando dice qua eventualmente riutilizzabili per le esigenze di economia circolare rappresentate dall'amministrazione è un pochino fumosa come dicitura, nel senso che eventualmente, quindi chi è che lo deve andare a decidere, questo non è ben chiaro, e come pensano di andarle a riutilizzare neanche questo è ben chiaro, però sicuramente l'intento di poterle comunque non andarle a destinare direttamente allo smaltimento, ma poterle reinserire nel ciclo dei rifiuti e quindi delle materie prime e seconde è l'intento corretto, magari poteva essere meglio specificato in questa dicitura, però insomma sono sicuramente favorevole a questa scelta, che è un po' anche quella che noi chiedevamo quando parlavamo dei rifiuti intorno ai cassonetti, comunque quelli che potevano essere recuperati per strada, che dovevano essere indirizzati al corretto conferimento, al corretto riutilizzo. Poi volevo semplicemente fare un appunto, visto che qui si riprende comunque si riprende il regolamento del verde pubblico e privato nella sezione potature. All'interno di questo articolato, ora non ricordo bene a che articolo, a che comma, si faceva riferimento dei criteri corretti per una giusta potatura fatta a regola d'arte, dove non bisognava fare capitozzature e quant'altro. Anche la frequenza e per il tipo di alberature, tutto il programma delle potature, eccetera. Tutte quelle norme che giustamente regolamentano la potatura delle alberature ad alto fusto, io sinceramente molto spesso non la trovo applicata all'interno degli interventi che vengono fatti sul municipio. Per esempio, non ultima, qualche giorno fa mi sono arrivate delle foto degli alberi potati nel parco vicino via Achille Campanile, dove praticamente di rami non c'era più niente, ma erano tutti capitozzati, e lì chiaramente il danno alla pianta è notevole e insomma non è rispettato quanto prescritto da questo regolamento. Purtroppo non è l'unico caso, spesso si vedono questo tipo di interventi. Capisco da un lato il fatto che si cerca di fare meno interventi possibile per una questione di economicità e quant'altro, però c'è un regolamento e c'è comunque una sensibilità anche ambientale, insomma, da parte di questa amministrazione, sarebbe utile che venga poi applicata, insomma. E non so se vogliamo aprire un discorso su questo, un monitoraggio, comunque come Commissione Ambiente segnalare in qualche modo questi episodi, ecco, insomma, tutto qui. Grazie. Grazie, vedo ancora degli Ulis con la mano alzata, non so se voleva aggiungere anche lui. Sì, no, l'ho rialzata. Prego. Allora, ragazzi, io ci ho provato a leggerla più volte, però è sicuramente un mio limite, ma io non riesco a focalizzare bene, nel senso che oggi come oggi questi, chiamiamoli rifiuti, vengono raccolti e comunque già portati nei centri appositi per essere poi trasformati in nuova materia, in compost, no? Oppure magari c'è qualcuno che va a valorizzazione energetica, il cippato, adesso conosco tutta la filiera, però già oggi questo avviene, quindi mi sembra di aver capito, poi magari mi dite se ho compreso bene anche io, che l'unico cambiamento che viene fatto tra le righe è che sostanzialmente le potature e gli sfalci non verrebbero considerati rifiuto e quindi con una serie di adempimenti anche burocratici, ma salterebbero questo passaggio. Però c'è scritto che gli sfalci derivanti dagli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essi gestiti. Allora, io il dubbio che ho, se ho compreso bene,
è che tutti gli sfalci di Roma Capitale o gestiti dalla stessa Roma Capitale non vengono più considerati come tali. La domanda è: se io sono un giardiniere che quindi non vado a podare gli alberi di Roma Capitale, quelle potature e quegli sfalci li considero ancora come un rifiuto? Sono costretto comunque a preparare un formulario, a metterci un codice CER e a portarlo negli appositi centri? Perché se ciò avviene, la fermo subito perché... trattamento tra pubblico e il privato ed eventualmente le ditte che lavorano nel pubblico e le ditte che lavorano nel privato. Quindi questa cosa non mi è chiara, non so se l'ho capita male io, però se fosse così io francamente non mi sento, cioè la voglio capire bene perché al momento non mi sentirei di votare questo documento. Grazie. Allora, per chiarezza, ciò che è definito rifiuto o meno lo stabilisce la normativa, a partire dall'Europa a scendere fino all'Italia. Quindi in questo momento la normativa attuale dice che tutte le potature sono tutte da considerarsi rifiuto urbano. Punto. Qual è l'unica differenza che introduce in chiave di ottica circolare, di economia circolare, definiamola così, che poiché il procedimento di smaltimento delle ramaglie o comunque sia, insomma, degli effetti della potatura e Roma Capitale è tendenzialmente gestito da AMA o da altre ditte che partecipano ai suoi bandi per lo smaltimento, gli viene detto che poiché i rifiuti che vengono considerati tali però possono essere rimessi in generale all'interno dell'economia circolare, allora si dice ai soggetti che saranno vincitori degli smaltimenti di queste materie di non avviarle immediatamente al macero, adesso non so esattamente qual è la procedura di smaltimento del legno, ma immagino di sì, ma di renderli disponibili per una, come dire, conferimento a un recupero di materia. Però rifiuti sono, rifiuti rimangono. Quello che cambia è il soggetto che li deve smaltire, come lo deve fare. Questa è l'unica, cioè non come lo deve fare nel senso formulario o non formulario, ma lo deve smaltire immediatamente o può metterlo a disposizione per fare un recupero di materia, quindi lo può stoccare in quanto rifiuto? Questa è la questione. No, non altro, cioè, la normativa dice quello lì è un rifiuto tanto per il pubblico quanto per il privato, punto. Mentre il privato lo può smaltire direttamente in aziende che possono tranquillamente smaltirlo definitivamente, quello che viene prodotto invece da Roma deve rimanere in un limbo, per cui ci saranno poi dei procedimenti amministrativi interni che stabiliranno le modalità e le tempistiche, può essere avviato al recupero. Ci fai, non so, la carta lì dove ci dovesse essere legno di particolare qualità, ci fai il pellet se è ritenuto, come dire, una strada possibile, lo metto a disposizione di associazioni che vogliono fare oggetti in legno, perché a questo punto recupero la materia prima seconda e via dicendo. Vedo Borrelli, prego. Grazie Presidente, anch'io ho letto più volte il dispositivo perché come dire, non riuscivo a cogliere l'elemento focale poi abbastanza definito nella parte della finale del delibera. Avrei gradito qualche riga in più, visto l'ampia premessa, mettiamolo così, normativa di contesto, sugli esempi specifici di riutilizzo di questa materia prima seconda, visto che già attualmente ce ne sono in città, come magari esplicitare meglio le esigenze di economia circolare rappresentate dall'amministrazione, cioè qualche elemento, diciamo, di contesto un po' più specifico che rendesse esplicito il senso di un atto. Altrimenti l'atto rischia di essere, dal mio punto di vista, assai condivisibile e aggiungerei di buon senso, ma quasi non se ne coglie il senso dell'atto in sé, non so come dire, se non su quell'elemento che veniva richiamato prima, cioè una normativa che, diciamo, definisce
i rifiuti di potatura, o meglio, scusate, gli scarti di potatura o la gestione di alcun tipo di verde come rifiuto urbano, e che quindi come tale già oggi va conferito in alcune modalità differenziate tra diciamo ciò che è verde dell'amministrazione e ciò che è verde, diciamo, gestito dai cittadini, ma che già è prassi consolidata e nota per gli addetti ai lavori. Quindi, diciamo, cogliere l'occasione di una proposta di deliberazione per articolare meglio qual è il senso di una modifica regolamentare, perché poi questo è, per introdurci anche i criteri e prassi di buone pratiche di economia circolare, dal mio punto di vista sarebbe stata una cosa che arricchiva l'atto. Non so se è chiaro il ragionamento. Altrimenti veramente rischia di essere percepito solo come una mera modifica normativa, condivisibile, però diciamo finalizzata in 3,5 pagine di premessa e 5 righe di dispositivo, su cui anch'io la parola eventualmente l'avrei tolta. Però vabbè, cambia poco, non lo propongo. Veramente cambia poco se c'è o se non c'è in termini più complessivi. Al di là dell'iter dell'atto stesso, secondo me come commissione municipale e ancor più a livello capitolino, andare a vedere di persona o in senso metaforico, cioè approfondire le filiere già in essere e i possibili le possibili ricadute territoriali, quindi gli esempi di buone pratiche, penso alle falegnamerie sociali, penso all'utilizzo dei pini che purtroppo stanno morendo nelle nostre città anche perché non curati, diciamo come sedute nel senso sezionati e utilizzati come materiale di innesto anche a livello di bioarchitetture o di contesti urbani, l'utilizzo per panchine ed arredi negli spazi pubblici o a partire dagli spazi pubblici, insomma tutta una serie di esempi che già sono in essere, io credo che possa essere utile anche per far capire, non tanto a noi, ma poi ai cittadini che eventualmente si pongono il problema che fine fanno gli sfalci o che fine fa l'albero morto che poi deve essere rimosso e riutilizzato, credo che ci può essere utile. Quindi coglierei anche lo stimolo di una modifica normativa di questo punto specifico per poi approfondire per noi, lo dico anche per me, diciamo la prassi consolidata e gli esempi e le buone pratiche. Ricordo, è off topic, ma in parte si innesta in questo ragionamento, che noi votammo anche una risoluzione, per esempio, a proposito di arredo urbano e di paesaggio, per l'eventuale riutilizzo dei monconi di potature, di alberatura d'alto fusto in viali del nostro municipio, per ipotesi di street art, cioè di utilizzo degli stessi che rimangono nel contesto urbano, ma le opere d'arte, insomma, ricordo quella risoluzione, non mi ricordo se un anno e mezzo fa, una cosa del genere, c'era l'esempio di questo artista del primo municipio che aveva lavorato su questi tipi di elementi. Ecco, attorno a questo ragionamento sarebbe utile riprendere ipotesi concrete e fattive di gestione altro di quella che siamo d'accordo tutti è materia prima seconda, che quindi ha un valore intrinseco economico, sociale, ambientale, ma anche di bellezza all'interno dei nostri quartieri, sia come utilizzo di quelli che poi sono elementi altrimenti di bruttezza e di possibile degrado, sia come riutilizzo in altre forme per appunto contesti di sedute, di panchine, di arredi funzionali al miglioramento anche degli spazi verdi. Quindi insomma la suggestione dalla lettura è questa, mi piacerebbe che al di là dell'iter dell'atto come commissione noi ci lavorassimo in qualche modo anche a livello analitico, no? Di approfondimento e di coinvolgimento di chi già pratica questo tipo di elementi. Grazie. Grazie consigliere. Allora io a questo punto vi faccio una domanda, cioè vogliamo proporre una modifica, un emendamento, un'osservazione? Ditemi voi come pensate di concretizzare anche queste,
appunti che facevate, ecco. La mia personale impressione è che l'atto, senza voler, cioè volendo essere il più dettagliato possibile, in realtà è stato fuorviante, cioè ha fatto tutta l'introduzione storica, che per carità degli appassionati del genere c'ha anche senso per capire qual è stata l'evoluzione degli eventi, però di fatto il tema è che oggi le potature tutte quante sono rifiuto, punto. Quindi io avrei asciugato quella parte per essere, insomma, per dedicarmi maggiormente su questo. Borrelli c'ha anche ragione, per dedicarmi maggiormente magari a dettagliare la parte del dispositivo. Personalmente non mi pare che il dispositivo sia, come dire, eccessivamente problematico. Sicuramente essere un pochino più dettagliati su chi, come potrebbe mettere in campo una serie di prescrizioni, forse era come niente, questo sono d'accordo. Però al netto di queste precisazioni non mi sembra così drammatico, però veramente vi prego, datemi un parere, per me fare un'eventuale osservazione non è assolutamente un problema. Direvi qualcosa? Ma Presidente, se posso, visto che c'è Muropesta, adesso non so se ha avuto modo di parlare, perché ho visto, insomma, chi è il primo firmatario, Dario Nanni, non so se il consigliere Muropesta ha avuto modo di approfondire e può darci qualche ulteriore delucidazione, perché io purtroppo, ripeto, ma è una questione mia, non ce l'ho chiarissima questa delibera. Ripeto, sarà un mio limite, se qualcuno mi può aiutare, se magari il consigliere Pesce ne sa di più, che può aiutarmi a prendere una decisione più ponderata, altrimenti vabbè, io la decisione già ce l'ho in testa, grazie. Beh, se posso. Certo. Allora, non ho grosse informazioni in più, se non, diciamo, ribadire quello che ho detto prima, cioè qui la questione era che prima erano considerati dei rifiuti speciali, adesso, diciamo, si semplifica un po' al di là della forma, come è stato detto, dell'introduzione, delle premesse, però la sostanza è che si semplifica, diciamo, il processo una volta effettuate questi tagli, per sapere come comportarsi con questo materiale di risulta. Quindi, ripeto, per me poi il testo ognuno può scriverlo meglio, peggio, questo siamo d'accordo, però insomma, diciamo, visto che almeno dal mio punto di vista non ci sono criticità particolari e quello che conta è l'obiettivo finale, cioè quello che va a prevedere la delibera, al di là di come ci si è arrivati con le varie premesse più o meno corpose, ma anche perché, insomma, da quanto ho visto anche la normativa stessa fa andare avanti e indietro, quindi non è che non solo la premessa potrebbe essere complicata, ma è proprio la base su cui ha lavorato che era in qualche modo complicata, ma al di là di tutti i passaggi intermedi, insomma, il punto finale mi sembra, ripeto, insomma, semplice e condivisibile per agevolare un po' le modalità con cui ci si deve rapportare a questi materiali di risulta, che se no rimangono, cioè, considerare i rifiuti speciali mi sembra effettivamente un'esagerazione. Semplificare l'uso e eventualmente riutilizzarli, che è anche in linea con altri atti che abbiamo fatto noi, mi sembra che ci possa far stare tranquilli sul poter procedere così. Poi, se ritenete delle osservazioni, per carità, però insomma, ecco, la sostanza non mi sembra che siano eventualmente delle rifiniture, insomma, eventuali da inserire, ma. Però scusatemi una cosa, mi sembra questa su cui dobbiamo starci troppo. Ho paura però che si stia facendo un po' di confusione fra le cose. Cioè, la delibera, per quanto insomma sia uno strumento potente, non può modificare la normativa. Okay? Quindi la classificazione del tipo di rifiuto viene data dalla normativa nazionale, e quello è. Oggi è un rifiuto, punto.
è un rifiuto urbano, se è una, diciamo, potatura normale, è un rifiuto speciale, se magari ha delle caratteristiche, ad esempio, era un albero, una siepe o quello che sia che stava sul terreno inquinato, all'interno ci sono, esempio, facciamo finta, era vicino a un motore di benzina che perdeva. E altri hanno assorbito, taglio quell'albero, per qualche ragione viene fatto, insomma, durante la bonifica viene scoperta questa cosa e quindi solo lì diventa un rifiuto speciale, però è la normativa nazionale che lo fa. Può essere tranquillamente fuorviante, su questo sono d'accordo. Il tema è modificare il regolamento capo di Roma nel verde pubblico e privato nel paesaggio urbano di Roma Capitale. Approvato in deliberazione, cioè gli spalci derivanti da interventi potatori degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essi gestiti, previo accordo a titolo non oneroso, potranno essere raccolti dal soggetto gestore AMA e delle liste autorizzate e conferite ai centri specializzati ed eventualmente riutilizzati per esigenze di economia circolare rappresentate dall'amministrazione. Punto. Questa è la cosa. Se io sono un privato, lo conferisco presso i centri che scelgo io. Se invece io sono Roma Capitale, il soggetto che smaltisce questa cosa o è AMA o è la ditta che ha vinto evidentemente l'appalto per quel tipo di smaltimento. E l'unica particolarità è che dovranno essere ovviamente conferiti verso i centri specializzati perché la normativa nazionale lo dice. E parallelamente. Questa è la particolarità, quindi l'elemento in più di cui si carica Roma Capitale, eventualmente riutilizzati per esigenze di economia circolare. Quindi non è l'obbligo di doverlo fare, ma si dovrebbe capire, per esempio, le famose ceppaglie di cui aveva parlato tanto il consigliere Pestre quanto la consigliera Canale, che per esempio a Via Gola di Rienzo sono state riutilizzate, no, come sculture. Immaginate che i tronchi delle ceppaglie che vengono tagliate e rimosse, anziché essere unicamente smaltite, possono essere portate presso il centro di smaltimento, perché questo è quello che prevede la normativa. Centri di smaltimento, fra cui ci sono anche i centri di AMA, per intenderci, pure i centri di smaltimento. Però magari c'è un concorso per cui Roma Capitale decide di deliberare, di recuperare quel materiale e metterlo a disposizione degli artisti per fare delle sculture. A quel punto quella diventa una materia prima seconda che gli artisti possono utilizzare per fare le sculture. Cioè, di questo stiamo parlando. Non è che stiamo parlando di una roba strana, per cui non capisco neanche le obiezioni del consigliere De Iuris, cioè il privato non c'entra niente in tutto questo. Lui è l'unico soggetto che non ha l'onere di dover considerare lui stesso, quella lì è una materia prima seconda. Sarà eventualmente il centro di smaltimento, ma per ragioni sue, per economie sue, a mettersi all'interno di un'ottica di centro, come dire, di economia circolare, ma è una scelta che fa lui. Cioè, il privato, una volta che ha conferito, ha fatto quello che doveva per legge, lì è finito. Il comune, oltre a fare questo ragionamento, dice però, eventualmente, oltre a. Tenete presente che si potrebbe utilizzare pure per fare materia prima seconda. Stop. Potevamo scriverlo in modo un po' più lineare? Forse sì. Serviva tutta quella premessa nell'atto che era oggettivamente fuorviante? Assolutamente no. Diciamo, il dispositivo sembra lineare. Lei, io le chiedo, che cos'è il dubbio che adesso la salve? Probabilmente non lo scoprirò mai. Ma mi sentite per caso? Sentiamo, ma tratti, tratti sì, tratti no. Però si è Ok, capito benissimo. hai capito il senso? Sì. Perfetto. Allora, quindi chiedevo al consigliere De Iulis, al consigliere Borrelli, al consigliere Muropesta e anche Marrocchini, quindi alla luce di, insomma, cosa volete, cioè quali sono i dubbi, vi prego di ripeterli anche alla luce di quest'ultima cosa e vi prego anche di sintetizzare poi in eventuale forma pratica le obiezioni che venivano fatte.
per quanto mi riguarda, come ho già detto, se vogliamo votare, per me va bene il parere favorevole. Personalmente questa è la mia posizione. Grazie. Ok, perfetto. Sì, anche per me più che dubbio, diciamo, un'occasione mancata di completare il ragionamento, ma diciamo sul senso di quanto scritto problemi non ne vedo. Ok, grazie. De Iulis, quindi diciamo a lei la parola se può, perché siamo curiosi. No, Presidente, guarda, no, riguardo le osservazioni, no, non ne ho da fare perché, ripeto, ho un po' di difficoltà a comprendere la finalità di questa, c'è qualcosa, ecco, che credo che mi sfugga o che non ho compreso bene, per cui rimango con l'idea dell'astensione. Presidente, non ho capito se c'è qualcun altro che sta provando a buttare giù un'eventuale osservazione o meno. Francamente non l'ho. Ah, no. Francamente non l'ho capito. No, penso di no, da quello che ho detto, da quello che ho sentito, però. Dobbiamo fare una pausa caffè, oppure non so se volete votare, poi facciamo una... No, facciamo, votiamo, ci fermiamo fra questo e il punto successivo per la pausa. Ok. Perfetto, quindi la poniamo in votazione. Sì, grazie. È aperto. Siamo qua. Il microfono aperto. Cioè, del microfono aperto. Gagliardi Manuel. Favorevole. Sotillo Antonio. Sono lui che sostiene, non l'ho capito. Sotillo Antonio, mi sembra. Favorevole. Okay. Favorevole. Sì. Favorevole. Iulis Massimiliano. Astenuto. Fabio. Favorevole. Occhini Giulia. Favorevole. Lopez Marco. Favorevole. Quindi con 7 votanti, 6 favorevoli, nessun contrario, un astenuto, la commissione esprime parere favorevole. Perfetto, grazie. Allora chiudiamo il secondo punto all'ordine del giorno, prendiamo una pausa di 10 minuti e riapriamo poi con il terzo punto. Grazie. Corso, procedo con l'appello. Gagliardi Manuel. Presente. Sotillo Antonio. Presente. Borrelli Danilo. Presente. Iulis Massimiliano. Presente. Ca Fabio. Presente. Marocchini Giulia. Presente. Muro Pes Marco. C'è scritto qualcosa in chat, vediamo. Sì, è uscito alle 10.35. Alla lasciato i lavori. Sì, 10.35. Perfetto. Prego, Presidente. Grazie. Allora, io vi condivido la bozza di atto che avevo iniziato a scrivere una volta scorsa. Ho evitato di mettere il dispositivo, ho messo soltanto delle premesse, in modo che poi, insomma, parte... concreta, operativa, la possiamo decidere tutti quanti insieme. Un secondo solo, la sto condividendo.
compatibilmente con le mie potenti capacità di calcolo. Eccoci qua. Allora, proposta di risoluzione, riconoscimento dei sentieri naturalistici, riserve regionale, riserva regionale della Valentina Acquasidosa e interconnessione con i sentieri naturalistici contigui, quindi premesso con legge regionale 29 del 97, la Regione Lazio ha istituito la riserva naturale Laurentina Acquacetosa, che la Regione Lazio, a norma della legge, sempre la stessa, insomma, e garantisce e promuove in maniera unitaria e forma coordinata con lo Stato e gli enti locali la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali, che assieme agli elementi antropici ad esse connessi compongono la loro dinamica interazione un bene primario costituzionalmente garantito. Questo in realtà era un virgolettato, quindi non è che ho preso un momento di follia. Che l'articolo 1,2 della succitata legge regionale persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali e rispetto alle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione mediante le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione mediante la promozione e l'istituzione di parchi e riserve naturali che costituiscono il sistema delle aree naturali protette. La Regione Lazio, con nota RU, eccetera, eccetera, convocata ai sensi articolo 22,1 lettera A, la legge quadro sulle aree protette, numero 394, vabbè, insomma, tutti quanti i dati che vedete. Il municipio 9, Roma Capitale, la città metropolitana e l'ente regionale per la gestione del sistema dell'area naturale protetta, una conferenza finalizzata, la redazione del documento di indirizzo interamente proposta modifica per l'immigrazione della riserva naturale. L'ampliamento del perimetro della riserva è stato approvato dal Comune di Roma con deliberazione protocollo RC 28986 2 novembre 2020. Qui la Regione Lazio ha approvato con legge regionale l'ampliamento del perimetro della riserva naturale della Valentina Acquasidosa il 17 febbraio 2021, che tale ampliamento porta ai margini della riserva a sud fino al Gra, ad ovest fino a via Severino De Logu, agevolando così l'istituzione di soluzioni di attività ambientale verso il parco regionale di Cima Malafede a sud e verso il corso del fiume Tevere ad ovest. Considerato che al centro della riserva naturale Laurentina Acquasidosa, l'ente Roma Natura, nell'area compresa tra via Marinetti, via Gadda, via Pea e Lipparini, ha istituito il sentiero naturalistico Fossa del Ciuccio, che nel 1976 la Sovrintendenza Archeologica di Roma, oggi Sovrintendenza Speciale dei Beni Archeologici di Roma, ha individuato un abitato protostorico ed una necropoli che occupava una collina prospiciente il fosso dell'Acquacetosa, a poca distanza dalla sua confluenza nel Tevere. Il sito, per la prossimità ad una sorgente d'acqua minerale a posizione strategica domina TEP, nota storica. Tutto ciò, a un certo punto diremo, tutto ciò premesso e considerato, noi dobbiamo proporre qualcosa. Come traduciamo tutto quello che ci siamo detti fino adesso in questa risoluzione? Apro ampio dibattito. Ditemi voi come vorreste e cosa vorreste integrare all'interno di questo atto. Prego. C'è qualcuno vuole intervenire? Mi sento un po' solo in questo momento. Manuel, il problema, diciamo, della distanza, a volte a distanza con uno schermo è così.
Quindi, che ne sono pensate? Quasi sempre presente ormai, proprio perché soffro ormai la cosa online. La solitudine delle connessioni telematiche. Manu, ne può andare un pezzettino più indietro? Scusa, mi interessava questo passaggio sulla parte archeologica. Aspetta. Manu, una curiosità. Si parlava di questo ritrovamento come possibile la possibile città tellene, ma poi ci sono stati dei pareri contrastanti. Io adesso non ricordo come è andata a finire. Questa è più una curiosità personale che diciamo relativa al documento. Però parliamo di quell'insediamento, giusto? L'insediamento di cui parliamo è quello che si trova vicino alla Fonte San Paolo, quindi diciamo fra Via dell'Acqua Cedosa e Via Maruzzi, per intenderci, dove c'è il parco. Quindi se la prendessimo dalla Laurentina, quando arriviamo all'altezza del centro commerciale, insomma, via Salin, di quella zona lì, se si prendesse la laterale, fa tutta quanta. Poco prima della riserva, della rotonda che porta a Vedo Pagnotta, c'è una strada che poi diventa terreno privato e lì c'è il sito di scavo. Quindi è quello lì il luogo di cui si sta parlando. Poi ci sono altri ritrovamenti sparsi, insomma, è una cosa piuttosto complessa. Però sarebbe quello lì. Sul che cosa sia o cosa non sia, io francamente non vi so dare una risposta, nel senso che una volta, non so se te lo ricordi, Massimiliano, venne la responsabile di quel sito in commissione in municipio, nell'allora commissione cultura, se non mi ricordo male, patrimonio e cultura, Anna Buccellato, però poi insomma non abbiamo avuto modo di avere altre interlocuzioni. Diciamo che fu una riunione anche abbastanza tesa, non so se ti ricordi lo specifico, ecco. Allora, io direi che rispetto a quello che stiamo mettendo qui in questo atto, nell'impegna potremmo mettere un preambolo, noi in cui specifichiamo alcune cose magari verbalmente, poi allegherei un allegato A mettendo la cartografia o comunque sia quello che avevamo specificato la volta scorsa su Google Maps. Come la vedete? Cioè, la vuoi allegare al documento? Sì. Va bene. Perché il senso è, allora, finché sono i percorsi interni, il problema non si pone perché sono già stati istituiti dall'ente gestore Roma Natura, quindi sono cartografati, hanno tutto insomma il loro percorso burocratico svolto. Quello che noi stiamo andando a dire invece è, prima di questo a nord-est e dopo di questo a sud e ad ovest, come facciamo a interconnettere da una parte col Tevere, da una parte con Dacia Malafede e dall'altra con il fosso di Cecchignola e con il parco dell'Appia Antica? E quindi chiaramente la cosa più facile per fare questo qui è quella di andare a legare la via. Quando possiamo dirla a livello verbale è oggettivamente complicato. Quindi, per intenderci, facendo ricorso a strumenti di Google, se ci riusciamo, un secondo, lo sto prendendo. Nella cartografia riportare i percorsi, questo giallo da una parte, quello verde dall'altro e adesso aggiungendone un altro, che definire bianco non va bene, metteremo un altro colore,
che da qua, insomma, da quello verde prosegue e arriva fino al Tevere. Io aggiungerei questi. Però a parte questa viola cerco di toglierla, perché non è utile. Ecco, allegherei una cosa del genere. Poi magari, adesso il muro pensa non c'è, però potremmo aggiungere una cosa fatta meglio di quella che sono riuscito a fare io con i miei scarsi mezzi, però almeno è descrittiva. Allora, come dicevo, questa è la cartografia. Forse la cosa migliore sarebbe poi aggiungere la seconda parte che adesso manca, magari in due minuti la facciamo, che però ricalca la strada, insomma, il percorso ciclopedonale che viene fatto da già su via Carlo Levi, può passare dentro nel parco del Castellazzo e poi riconnettersi sul flusso del fiume del Vallerano fino al Tevere, in modo da riconnettersi poi con il Tevere. Che ne pensate? Questo avevamo già parlato, ormai ci fermiamo 20 secondi, faccio un grafico anche di questo. No, scusami, se ci fai una breve panoramica del perché dico la verità, con lo schermo del telefonino rimane un po' difficile capire bene, cioè individuo il Castellaccio, cioè, se ci puoi in breve raccontare il tratto giallo. Allora, il tratto giallo è quello che interconnette la parte finale che viene dal Fosso della Cecchignola, e in questo caso diciamo si interconnette via Matteo Bartoli, quindi con la fine dell'opera verde del Prù del Laurentino. Transita vicino a Checco dello Scapicollo, per intenderci, attraversa la Laurentina all'altezza di via Campanile, prosegue fino a via Govoni e poi, passando all'interno dei ponti all'altezza del terzo ponte, la via, scusatemi adesso non me la ricordo come si chiama, passa di fatto vicino al piazzale del municipio della sede del Civico 100 ed entra nella porta del parco per interconnettersi ai sentieri interni del parco. Quello verde invece è il percorso, diciamo, che già in parte è istituzionalizzato, ma che, diciamo, l'abbiamo doppiato. Arriva a via Gadda, passa dentro al parco, arriva attraversando la rotonda di via Marinetti, si inserisce nel percorso, diciamo, che era stato cartografato all'inizio e che in teoria dovrebbe essere prima o poi realizzato, anche se al momento non è stato realizzato, che è la parte ciclopedonale di collegamento fra via Camus e via Marinetti, scende per via Camus e arriva fino a via dell'Acqua Cetosa, sfrutta le strisce pedonali, cammina lungo un tratto di Acqua Cetosa, diciamo, protetto, sale per via Alberto, fino a via Alberto Moravia, via Italo Calvino, e entra nel parco con i percorsi di terra battuta che sono presenti in quest'altra area, che è sempre un'area del parco naturale, della riserva naturale. A un certo punto qui e di qua ci sono due attraversamenti che permettono di passare sotto al Gra e quindi poi essere riconnessi con la zona del Vallerano, che poi a un certo punto, qui non l'abbiamo messo, probabilmente possiamo anche specificarla con un successivo atto, diciamo, camminando all'interno del quartiere arriva fino a via Alvaro del Portiglio, o per dirla correttamente via Alvaro del Portiglio,
e già ci troviamo, diciamo, all'interno della dimensione di decima fede. Che appena ci affacciamo all'altezza circa del campus, siamo già praticamente all'interno del parco. E qui poi c'è il casale di Perna, c'è la valle di Perna, fino ad arrivare alla riconnessione futura finanziata col PNRR del tratto del sentiero di Russo. E quindi di nuovo fino a Tepe. Questi sono i due percorsi attualmente, diciamo, disegnati. Parallelamente, quello che ancora dobbiamo disegnare, insomma, se vogliamo buttarlo giù ci vorrebbe poco, è quello che segue, aspettate che la orienta a nord, quello che segue via Castel, via di Carlo Levi, e da qui prosegue, supera la rotonda di via di piazza, non mi ricordo come si chiama, perdonatemi, e prosegue su via Carlo Levi, passa sotto la pontina Colombo, raggiunge, diciamo, il parco del Castellaccio, che è comunque area naturalistica, riserva, attraversa, volendo, con questa soluzione qui, che è già istituzionalizzata, quindi non si deve passare per strada, ma c'è un sottopasso c'è un tratto qui che permette di attraversare e arrivare dall'altra parte, se venisse riaperto in questo momento chiuso. Qui si passa vicino all'area Cani, di cui fra l'altro ci stavamo occupando ieri in commissione congiunta con la Commissione Pari Opportunità e con l'associazione Cinofila, e da qui si accede a un percorso che corre parallelamente rispetto al fosso del Valle Rano. Si deve riattraversare qui la strada via della Grande Muraglia e poi si può proseguire parallelamente a via delle Città d'Europa e successivamente attraversare con questo ponte pedonale che si trova dietro la chiesa vicino via Amsterdam. Si arriva a questo punto su via dell'Oceano Indiano, proseguendo dietro il benzinaio e sbucando sostanzialmente di fronte al liceo artistico. Poco più avanti, vicino alla caserma dei Carabinieri, c'è un attraversamento che permette di arrivare fino al ponte romano che si trova sotto lo Stiense, via del mare, quindi si passa sotto la ferrovia, si passa sotto lo Stiense, via del mare, e da qui con via del Cappellaccio o altro si arriva sostanzialmente alle strade che sono presenti dall'altra parte, fra cui anche la ciclovia che porta fino all'Olimpio. Quindi potenzialmente con questo percorso si arriva sia al Tevere, sia ci si interconnette alla dorsale principale del ciclo pedonalità, quindi abbiamo, diciamo, risolto un po' entrambe le situazioni. Questa è l'idea. Datemi le vostre impressioni. Facciamo così, ci prendiamo 5 minuti di pausa. Io faccio il grafico di questa proposta di cui stavo parlando e poi riprendiamo. Grazie. Quindi interrompo la registrazione. Okay. Sì, grazie. Sì, sono qua. Okay. Perfetto, la registrazione in corso. Bello, Gagliardi, Sotillo, Borrelli. Presente. Sì. Sotillo c'è. De Iulis. Presente. Ecca. Consigliere Ecca, presente? Ecca c'è. Sì, Ecca c'è qua. Marocchini. Non mi sentono. Vabbè, sono nella stanza a fianco, io li sento. Ok, perfetto.
Allora, questa è la mappa, diciamo, aggiornata con quello che ci siamo detti poco fa. Quindi c'è il tratto giallo che è verso Fosco della Cecchignola, il tratto verde che è verso Decima Malafede, il tratto azzurro, celeste, scegliete voi il colore, che invece è quello che porta fino al, alla sponda del Tevere da una parte e al, alla pista ciclabile. Io, se siamo d'accordo, direi che questa cosa la possiamo allegare all'atto. Visto che oramai ci siamo piuttosto definiti, proporrei che non la prossima settimana, ma magari fra qualche tempo, ci riconvochiamo anche coinvolgendo Roma da una parte, Roma Natura dall'altra, e la regione, per cercare appunto di fare un discorso istitutivo e quindi di dare una spinta, al di là dell'atto che noi approviamo, di dare una spinta istituzionale, diciamo, a tutta questa vicenda qui. Ci sono interventi su questo argomento? No? Vabbè. Allora, direi che, essendo arrivati alle 11.35, possiamo dirci che alle 11.35, quindi per il disbrigo delle ultime pratiche, chiudiamo la commissione e ci aggiorniamo direttamente alla prossima settimana. Non c'è stato modo, non abbiamo modo di fare, esatto, non abbiamo modo di fare la programmazione dei lavori questa volta, la spostiamo alla prossima. Io faccio soltanto una proposta a tutti quanti, ditemi se per voi va bene. Era sorta la possibilità, insieme alla commissione terza, di poter fare una congiunta mercoledì alle 9, tanto noi, diciamo, ci riuniamo in contemporanea, quindi non è un problema, diciamo, organizzativo, riprendendo in parte il tema di Casale Bicocca, quindi, diciamo, di quell'urbanizzazione, ed estendendola ad altri comparti che si trovano nelle vicinanze, che hanno un problema simile, quindi cercare di affrontare anche questa vicenda per vedere se riusciamo a dargli un esito simile e positivo rispetto così come abbiamo fatto nell'altro caso. E parallelamente a questo volevo segnalarvi che su zona Castel di Leva mi è stato segnalato dai cittadini un problema relativo alla gestione dei parcheggi, che ha dei profili, sì, ovviamente. Perfetto. Quindi stiamo parlando di via Zanoni, c'è un parcheggio che deve essere collaudato ed aperto al pubblico, al momento ancora non è stato aperto, quindi non ci sono gli spazi all'interno di questa strada, c'è una diatriba fra residenti con tanto di chiamata di insomma, delle forze dell'ordine, dei vigili urbani in particolare, per chiudere. Per fare la rimozione delle auto, per fare le multe e via dicendo, quindi sarebbe il caso, visto che ci troviamo già a fare una congiunta, di aggiungere anche questo argomento. Ditemi se per voi va bene, altrimenti io prendo come al solito il silenzio assenso e ci riconvochiamo così per la prossima settimana. Perfetto, un bel silenzio assenso. Allora, diciamo che noi possiamo chiudere la commissione di oggi e aggiornarci alla prossima alle ore 11.40. Grazie a tutti. Perfetto. Dicevamo la posta, poi la esaminiamo nella prossima seduta, abbiamo una nota. Sì, facciamo direttamente tutto. Grazie. A posto, grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata.